Salve a tutti, ci sono, sì, eccomi qua. Salve a tutti ragazzi, ben ritrovati su UESA Twitch. Ciao Gabriele, ciao a tutti. Eccoci pronti per una nuova avventura. Ciao Cappo, ciao Valzer. E grazie, grazie mille dell'art, davvero. Ciao Luigi, Pelati e Fumetti, insomma. Ben ritrovati, Angelo. Ben ritrovati ragazzuoli, siamo pronti per iniziare un nuovo viaggio di cui non so assolutamente una fava. Ciao Kershad, se non cose un po' che si sanno, che si dicono su questo gioco qui, di questo gioco so che c'è un padre con una figlia, se non ho capito male, e ovviamente tutto sarà ricaricato su Steins Gate, finirò di ricaricarlo su UESA Play. Questo gioco qui sarà ricaricato su Cantina UESA. Grazie mille Kershad, grazie mille, grazie mille. E ciao Leonchi, buon pomeriggio a te. Ok, Valzer, recupererai la prossima volta. Ciao Albi. E di questo gioco che cosa so? So che c'è sto tizio con sta bimba, so che ci sono gli zombie e si spara. E dovrebbe essere un gioco figo. Cioè, tutti mi hanno detto che questo gioco è bellissimo, ragazzi, brutto non sarà. Dai, Blind totale. E quindi vediamo, 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 vediamo. Ovviamente tecnicamente non potrà essere all'altezza di Steins Gate. Ciao Frascoma, Roar, intanto ciao a tutti, E dai, farollo, farollo Globox, farollo. Diamoci dentro. Lingua italiana, sperando che sia un buon lavoro. Non so se c'è l'audio in italiano, però sicuramente i sottotitoli ci fanno comodo. E nulla, io ho un cavo. Aspettate, cioè, oh no, ma come cacchio? Ah, ok, ci sono, ci sono, ci sono, ci sono. Grazie, aspettate con la tua cosa carina. Grazie, Kataben, grazie mille. Grazie. Lo so, capo. Cercheremo di essere, di tenere la manica larga. Grazie Globox, grazie davvero. Addirittura Valzer, beh dai, allora siamo ottimisti. Io direi che, insomma, ci siamo. Di che anno? Non so neanche, so che è di Naughty Dog, ma non so neanche di che anno è originariamente The Last of Us. Fatemi giusto dare un'occhiata. E il primo The Last of Us? 2014? 2013? 2013? Davvero? È un videogioco del 2013, peso per PS3, a posto. Io più che tedesco, in realtà lo vorrei giocare in suomi. Se non vi dico, o in turco. No, 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 andiamo con l'italiano e iniziamo. Premi un tasto. Non fate spoiler, mi raccomando. Scrivete spoiler in maiuscolo se fate spoiler. Non voglio sapere nulla, anche se ovviamente non vivo su Marte. Cosa volete che vi dica? Ho visto un po' le immagini, ma proprio quel minimo che è impossibile non vedere, di The Last of Us parte 2 e mi sa che la bimba sopravvive, tipo. Questa cosa l'ho capito. Quindi, vabbè, insomma, dai, ma ci può stare, insomma, alla fine tu la devi far sopravvivere, no? Immagino. E bella Psycho Steiner. E dai, 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 dai. The Last of Us, che tipo pensavo fosse il gioco che avremmo giocato, una storia parallela ambientata durante gli eventi di The Last of Us, ovviamente da giocare dopo, multigiocatore si può anche sparacchiarsi addosso. Andiamo nelle opzioni. Gioco. Difficoltà normale, sottotitoli sì alla grande. Oddio, vabbè, sì, dai, ci stanno. Suggerimenti di gioco all'inizio li voglio, poi magari li leviamo. Consigli strategici, stessa cosa. Violenza sì, modalità ascolto, non so che cazzo sia, sì. Istruzione sì. Avviso tag, mi fido. No, qualunque cosa sia, mostra mirino. Pesissimo, dovremmo sparacchiare. È vero. Mostra interfaccia, sì, modalità foto. No, mi fido di tutto quello che mi danno. Controlli, mi voglio fidare. Con sto cazzo che mi fido. Oh mamma mia. Poteva già essere droppato il gioco. Orizzontale invertito, orizzontale invertito. Bella lì, bella. Sapete che io per una cosa del genere droppo un gioco? Pensate che sfiga infinita. Chi è che mi chiama? Non adesso, non adesso. Mira e fuoco, levetta a sinistra e a destra. Che te devo dire? Levetta a sinistra. Cosa ti devo dire? Inverti.
Ma non è già questo? Orizzontale invertito, orizzontale, levetta a sinistra e destra, boh, non lo so. Boh, facciamo così. Facciamo così. Ah, levetta si intendono i trigger? Vabbè, allora vado bene. Cioè, che cosa vuoi invertire? Video, vediamo video. Va bene. Miglioramenti PS4 Pro sarà difficile. Blocca 30 fotogrammi al secondo. Quindi non abbiamo una grande fluidità. Vabbè, sentite, giochiamo che è meglio. The Last of Us, via. L'ultimo di noi. Se non erro. Facile, normale, difficile, sopravvissuto, realismo. È già tanto che io giochi a normale. Via. Nuovi dati di gioco, così sia. Gli ultimi di noi. Gli ultimi di noi. E io non riesco a capire come si faccia a giocare non invertito. Per me è assurdo. Ah, ma non potevo scegliere gli 60 fps. C'erano i 60 fps. No, non mi sembra, forse con la Pro. Dopo vediamo. Questa cos'è? Una schermata di caricamento, immagino. Io se continuo a sentire questa musica, devo fare qualcosa. Sto cliccando, non succede niente. È tutto così. Sono delle lucette. C'era una scheda, mi sono perso a Sony, ok. Naughty Dog Game, dai 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 dai. Ditemi l'audio, dopo un po' ditemi com'è il volume. Tommy, ascoltami. È il Oh committente. cazzo. È lui il committente, non posso perdere questo lavoro. Che immagine granulosa. Capiscono. Ok, ne parliamo domattina. Ok. Ne parliamo domattina. Fatti in là. Giornata nel lavoro, eh? Ragazzi tranquilli, chiaramente minorenne. Oh, cavolo, che ora è? Dovresti già essere a Io non sento un cazzo. Voi lo sentite? Anch'io, anche per me è basso. Posso mettere in pausa? Come si fa? Sì, scusate, non sento una sega nemmeno io. Aspettate, 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 ragazzi. È l'inizio delle blind, è così. Alzo il volume. Alzo il volume. Ci vuole un attimo che mi devo mettere davanti il monitor, è un casino, arrivo. Anche perché sono volume Steins Gate, che in realtà solo per Steins Gate l'ho usato. Vediamo così. Andiamo a volume quello che avevo usato per Death Stranding. Arrivo. Sì, dovremmo esserci. No, no, non leggo One Piece. E via. Ditemi Tieni. Il cos'è? com'è. tuo compleanno? Regalo di compleanno per il paperino. E il papà? Boh, immagino di sì. Ti lamentavi del tuo vecchio orologio. Così ho pensato che... Alzereste ancora un pochino? Ditemi se alzo un pelino. Alzo un pochettino, alzo un pochettino. Vabbè che stanno parlando piano, eh. Però, mo lo alzo. Mo lo alzo. Aspettate, abbiate pazienza. Ci siamo, eh. Ci siamo, guys. Abbiamo già una scena familiare. Non ho mai tenuto il volume così alto. Vediamo cosa succede. Impazziremo. Non si deve sentire alta la mia voce. Quello è il problema proprio del rapporto. Quindi alza un po' lui e in teoria abbassate tutto. Dai, andiamo. Ti piace? Tesoro Tesoro è Cosa? stupendo, ma è stupendo, ma credo che sia rotto. Cosa? No. Dove hai preso i soldi per questo? Droga. Vanno forte le droghe pesanti. Ah, bene, allora puoi Ottimo. iniziare a aiutarmi col mutuo. Sì, ti Ok, piacerebbe. lui è il mutuo e lei è molto simpa. Ok, dai, 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 dai.
È veramente rimasto l'istinto di recitare tutto quello che leggo. totale blind, so solo che ci sono gli zombie, è l'unica cosa che so, e che c'hai la bambina, ma questo si capiva subito. E come tutti quelli che vivono nel mondo sul pianeta Terra, so che la bambina, credo la bambina sopravviva, perché mi sembra sia la protagonista della parte 2, ma non so, poi magari non è neanche lei. Dai, 1000 foto, 1000 buzz e via. Pronto? C'è un amico? Tesoro, corri a chiamare papà. Zio Tommy, che ore sono? Lo zio Tommy. Devo parlargli, ci sono dei... Zio Tommy, che Pronto? Succede? Sarà quello nella foto con il papà? Probabilmente sì, il fratello, no? Abbiamo uno specchio. Calcia un pallone. E sono... io controllo la tipa? Speravo di controllare... Ok. Ma come cazzo ti muovi? Ma come cazzo si muove? No, è assurdo. Ok, io dicevo di Sam Porter Bridges, ma... Vez! Ma slida lateralmente! Vabbè, ci faremo l'abitudine, mio Dio, giocare sei giochi contemporaneamente. Allora, qui abbiamo un'interazione. Cavolo, mi sono scordata di darglielo. Congratulations. Clicco. Non sei ancora un fossile, cioè, caro papà, non ci sei mai, odi la musica, piace a me, detesti i miei film, proprio nonostante ciò, in qualche modo riesci a essere il miglior papà di sempre, ogni anno, come fai, buon com'è. C'è un bel rapporto, cioè, è bello quando c'è questa ironia, è un segnale di un bel rapporto, molto divertito, senza bisogno di compiacersi, no? Mi piace. Prendere sul telefono, boh, perché... Bazzine, ovviamente 1000 adesivi, cioè potremmo anche metterci ad analizzare gli adesivi, non cazzeggiamo all'infinito. Però volevo vedere questo poster. Alex Kane, sarà reale? Ma soccer, le piace molto il calcio, nello stereotipo tutto americano che il calcio è una cosa da femmine. Ammesso in un concetto che sia ambientato in America, cosa che non so, non ne ho la più pallida idea. Boh, vediamo cosa succede a pigliare il telefono. Il telefono è morto. Abbiamo la prima vittima. Ok, allora facciamo le altre buzz. Ah, vedete, sì, riesce a calciare. Avrei voluto un trofeo. Kojima mi avrebbe dato un trofeo. E vediamo se si riesce ad aprire l'armadio. Non so perché lo faccio. Ok, niente, l'avevo già verificato. La pistola, no? Ok, andiamo. Mazza, se l'è presa comoda. Via! Hop. Che figata. Un modo di muoversi che è veramente strano. Strano. E poi ondeggia sulle spalle, reagisce lentamente. Boh. Vabbè, non è magari il top. Lei sa dove sta suo padre perché è casa sua, ma noi non lo sappiamo e facciamo finta di cazzeggiare e andiamo al cesso, scommetto. No? Sì? Sì. Vediamo i giornali che cosa dicono. Picco di ricoveri negli ospedali, aumento del 300% misteriosa infezione, arrivano gli zombie, dai, l'affidabile alla lista dei contatti, previsti massacri, massicci ritiri dal mercato. Stavo leggendo massacri al supermercato, un po' di stereotipi da zombie. In testa, polizia, donna impazzita, uccide marito ed altre tre persone. Brutte gags. Ciao a tutti, benvenuti a tutti quelli che si connettono ora. Io intanto cerco di capire perché sta tipa slida in modo assurdo. È stranissimo il modo di muoversi. Forse vuole simulare la sonnolenza, ci può anche stare. Qui abbiamo delle foto, c'è lei da piccola, c'è lei con il... Lo zio forse, no? E lei con il papà. Quindi abbiamo capito che lo zio è quello un po' più alto del padre, un po' più sul biondiccio. Sembrano tutti brave persone. Grand Canyon o qualcosa del genere, o zona limitrofa. Roba. Cose, o metti che sta copulando. E non so se scendere per cazzeggiare o andare direttamente dove... Cioè, chiaramente lui è qui, no? Però noi potremmo cazzeggiare e fare gli esplorativi. È vero, tra l'altro sembra troppo di essere in Fatrol. Cosa mi avete detto? Io pigio tasti. C'è un cazzo. Dai, vado esplorativo perché dai, che fretta c'è. Cos'è stato? Che cazzo è successo? Ma andiamo dal papà, va là. Papà? Ehi, sei qui. Pesissimo. Oh, cazzo di bull. Oddio. Ragazzi, è un gioco jump scare. Papà? Porca... Ma è una gag? Così, a freddo?
Dov'è il papà? Io ho pensato, prima di tutto, pensavo di usare il padre. E poi, cioè... No, siamo già... Cioè, è già iniziata l'apocalisse. L'apocalisse. L'apocacazzi amarissimi. Eh sì, è già palesemente, vediamo già dei fuochi dalla città. La città non è un granché graficamente, ma ha qualcosa della mitica skyline dei titoli di Streets of Rage 2, che spero ricordiate tutti, per le bellissime musiche di Yuzo Koshiro. E niente, sono cazzi molto amari. Papà! Esatto, tra l'altro si bussa, padre con la TV accesa, ho pensato la stessa cosa, ovviamente. Ragazzi, spero che ci sia un fucile a pompa in casa e la bambina si armerà al volo. No, ragazzi, mi sto già cagando addosso. No, pesissimo. Pesissimo. Vabbè, la polizia sono amici, no? Sono dalla parte del bene. No? Che brutta gag. Vabbè, io non sto a provare a interagire con ogni stronzata, dai. Poi, anche se becco un trofeo in meno, non me ne frega niente. Lì c'è il suo telefono. Lì c'è il suo telefono. Ok, illumina. Però il suo telefono vuol dire che... Aspetta, il freezer. Stasera tornerò a casa tardi, ordinati pure da mangiare, ci vediamo domani mattina, papà. Ma se eravamo già a letto. Eravamo già... Comunque indica gli interagibili, direi che non c'è da impazzire. Telefono. Dai. 8 chiamate senza risposta. 8 chiamate. Dove diavolo sei? E Tommy, è il fratello di lui, no? Sto arrivando. Quindi sta arrivando qui. Non ci dice che ore sono adesso, noi vediamo solo che sono le 2.11, l'ultima on my way, ma... Ah no, 2.15, scusate, scemo io, quindi sta arrivando 4 minuti, speriamo che arrivi, è settembre, e sono le 2 di notte di un giorno imprecisato di settembre. Porca trota, ma veramente? Ma cazzarola, ma fa paura. Lì c'è l'altalena con la gomma, siamo in America allora, penso. Fatemi solo dare un'occhiata in giro. Ma non posso neanche scavalcare le cose, ovviamente. Lei si muove come giustamente farebbe una ragazzina in casa. Però se hai freddo, mettiti dei calzini. No, qua se ne è da dove siamo venuti. Mea culpa, andiamo di là. State sereni. No, raga, non fa paura. No, raga, non è un gioco da... Non mi dovete consigliare i giochi con i jumpscare, eh? No, ragazzi, non è un gioco con... Non è jumpscare, eh? Ah, eccolo. Eccoti qui. Sara, stai bene? Oh, Gesù. Sì. Lui è il protagonista, giusto? È entrato qualcuno? No, chi dovrebbe entrare? Ah, sono in controllo. Non avvicinarti alle porte. Resta indietro. Oh, cazzo. Papà, mi stai spaventando. Papà? Mi fai usare te stesso? Di Cooper. C'è qualcosa di strano. Eh sì, sono zombie, ci scommetto. Sono malati. Malatissimi. Come malati? Porca puttana. Spara. Jimmy. Però ho bisogno di un tutorial, dimmi come si spara. Ah, lui è schizzato di sangue. Merda. È pesissimo. In gola, ma in testa devi sparare. Vai. È pesissimo. Che cazzo devo fare? L'ho visto stamattina. Ascolta. L'hai visto anche adesso? Sta succedendo qualcosa di brutto. Dobbiamo andarcene da qui. Mi sono sempre chiesto, nelle storie di zombie, sì. C'è il retroterra culturale di conosciamo tutti il mondo degli zombie? Evidentemente no, sennò... Dove vediamo l'aereo? Hai idea di cosa stia succedendo? Ne ho una vaga idea. Porca troia. Bene, sei coperto di sangue. Non è mio, dobbiamo andarcene. L'età della gente della città ha perso la testa. Pesissimo. Possiamo andare via. È una specie di parassita. Cosa devo fare con L2? Ah, zoom. Ah, sono regista. Che è successo? Molto Kojima. Sara, come va, piccolina? Insomma. Sto bene, brava lei però. Ascoltiamo la radio. Ma ti sembra il caso di ascoltare la radio? Grazie. Ai, occhio. Niente radio, è molto strano. Prima il giornalista non la finiva più. Ai. Qua è una situazione terribile. L'esercito sbarra l'autostrada. L'esercito sbarra la contea di Travis è inaccessibile perché dobbiamo andarci. Siamo in America. Prendi l'assetto al tuo, sono là. Austin, siamo in Texas. C'è anche la mappa del Texas. Forse tanti hanno trovato una famiglia fatta a pezzi in casa. Ehi, non raccontare troppe cose gore. Scusa. Me lo puoi dire nel linguaggio degli eroghe quello che sta succedendo? Merda. Non ne hanno idea. Non siamo l'unica città. All'inizio sulla terra, non credo. Sud. Ora parlano della costa est, della ovest. Cazzi. Porca troia.
Porca troia, sì. Quella è la fattoria di Luis. La fattoria di Luis. Sia riuscito a scappare. Speriamo. Cioè, non so se sperarlo. Com'è se Luis è il boss finale? Oh, certo che no. Raga, ma stiamo girando. Dicono che siano le persone in città. Noi Jimmy no. Non lavorava in città. Infatti. Hai ragione, è così. Infatti, ok. Siamo a posto, fidati. Pesissimo. Investili. No, sono una bambina. Anche noi. Non abbiamo spazio. Tira dritto, Tommy. Pesissimo. Comunque pesissimo, perché c'era senza dubbio la possibilità di caricarli. Mamma mia, davvero. Cioè, capisco il padre protettivo ha ragione. Cioè, magari avrei fatto la stessa cosa, però pesante. Ambulanze che partono alla grande. Peso. Non va bene, no. Hanno avuto tutti la stessa cazzo di idea. Ah sì, guardate quanti pochi poligoni. Che cazzo, amico, andiamo! Ecco. Ragazzi, siamo in America, tutti hanno una pistola. Dai, è possibile che non volino dei colpi? No, Tommy. Merda. Ma non sono per niente lenti questi zombie. Questa roba è pessima. Va a finire male. Forza, andiamo. Sono persone normali. Da cosa scappano? Tanto non puoi andare dritto. Fanculo tu, cosa c'entro io? Non possiamo fermarci, Tommy. Non posso passargli sopra. Torniamo indietro. Ce ne sono anche dietro. Là. Aspetta. Vai. Merda. Peso, però lo sentivo, arriva sempre sta buzz. Tommy. Spero che non schiatti Tommy subito. Ehi. Cosa? Big boss. Indietro. Pesissimo. Quello stava squartando a mano un tizio. Quale cazzo è il quadrato? No, ragazzi, io... No, non mi dite... No, hai quick time event. No. Pesissimo. Devo assolutamente tornare in mentalità pad PlayStation. Hai quick time event. No, io odio il QTE. Non ne ha. Ok. No, come sì? Sì o no? Ma accidenti. Pochi, ma sì, peso. Ma avete sentito? Ha detto blablabla. Ma muoiono. Bravo Tommy. Papà? Sono qui. Forza, dammi la mano. Che c'è? Ah, cazzo. Tanto. Cazzo, Tommy. Dobbiamo correre. La vedo dura. Però. Sono piccola. Tienti forte. Che figata. Okay. Ah, siamo in controllo, lo immaginavo. Non so i tasti. Ditemi i tasti. È morto. Io seguo Tommy. Joel, l'ha detto! Tieni gli occhi chiusi, tesoro. Joel, e quindi ci chiamiamo Joel. Bellissimo, e poi? Continua a correre. Non c'è il pulsante. Come cazzo si corre? Non guardare, Sara, ne hai già viste per 10 vite. Perché? Tommy, grazie. Bellissimo impattare sulla gente, cioè ti dà proprio l'idea di cazzarola a cazzarola. Levatevi dalle balle, devo scappare anch'io insieme a tutti voi. Peso. Vabbè, la grafica è quella che è, però sentite, stiamo facendo retro gaming quasi. Indietro, sono troppi. Da questa parte, nel vicolo. Tommy, io spero che questa sia una bella idea, ma non lo so. Oh, sei un figo. Io vado. Però, Tommy. Tommy. Spara. Tommy, perché balli? Ma si è messo a ballare. Ma è il momento di ballare. Vabbè, abbiamo capito. Tommy, sei tu che devi sparare, zio. Mamma mia, Tommy. Cioè, Tommy, se tu hai la pistola... È morto! Sì, qua tutti stanno a morire. Quasi. Superano il recinto! Muovetevi, trovate una via di uscita! Ah, comunque è veramente doppiato bene, cioè... Forza. Assolutamente accettabile. No, ma che accettabile? Ben fatto. Forza!
Aspetta! Sì, sì, sì. Ma è assurdo! Dio, gli occhi di Tommy sono fanno più paura di quelli degli zombie. Io li seguito! Tu hai sangue. Tommy, non morire, sei un grande, cazzarola. Cosa devo fare, tra l'altro? Andare all'autostrada? Dove cazzo? Cioè, voi capite che il protagonista, Joel, ci siamo quasi. Sa benissimo dove è l'autostrada. Io no. Ah, beh, però lo vediamo, è là. Vai all'autostrada. Cosa devo fare, Sara? Cosa ti devo dire? Sto scappando, ragazzi, sto pur scappando. Sentite i grugniti, le urla. Pesissimo. Siamo sicuro. Ma ben doppiato, davvero ben doppiato. Ci serve aiuto. Fermi! Ti prego! È mia figlia, penso che abbia una gamba. Fermi, dove siete? Ok. Noi non siamo malati. Ho due civili qui sul perimetro esterno. Militari. Papà e lo zio Tommy. Ti porto al sicuro. La capanna dello zio Tommy. Signore, c'è una ragazzina. Ho capito cosa è successo. Gli hanno dato l'ordine di sparare. Sì, signore. È atroce. Senti, abbiamo attraversato l'inferno. Joel. Ok, ci serve. Merda! Ma è una gag! Muore adesso. Ti prego. Ma l'hanno colpito. Vabbè. Bravo Tommy. Oh no. Bravo Tommy. Ma è una gag! Via le mani, piccola. Non ci credo. Lo so, piccola, lo so. No. Assume, è già morta. Ma era la protagonista che doveva sopravvivere fino all'episodio 2. Andrà tutto bene, piccolo. Stai. Il cremo. Lo so, amore, so che fa male. Ma come? Non era la protagonista. Ti prego, lo so. Tommy ha fatto la figata, anche se l'ennesimo, salvataggio all'ultimo secondo, che hanno un po' rotto il cazzo, però va bene, dai. È una gag. Amore. È una gag. Non farmi questo, forza, non farlo. È morta. No. Perché non devo leggere la chat? No. Ti prego. Ma è morta, non ci posso credere. Ti prego. Io vi giuro che ero sicuro che fosse la protagonista. Tra l'altro è interessante perché è il primo personaggio che ti fanno controllare. Ah, sti cazzi. Ok. E si inizia così. Naughty Dog Production. Il numero di decessi confermati ha superato i 200. Il governatore ha dichiarato lo stato d'emergenza. Centinaia e centinaia di corpi sulle strade. Il panico si è diffuso dopo che un rapporto trapelato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità ha mostrato che i vaccini testati sono inefficaci. Con i burocrati privati del potere possiamo prendere le misure necessarie per proteggere i cittadini. Los Angeles è ora l'ultima città in cui è stata dichiarata la legge marziale. Tutti i residenti ha richiesto di fare rapporto alle zone di quarantena. I disordini proseguono da 3 giorni consecutivi e le razioni invernali sono ai minimi storici. Un gruppo che si fa chiamare Le Luci ha rivendicato la paternità di entrambi gli attacchi. Il loro statuto pubblico richiede il ripristino di tutti i rami del governo. Nuove manifestazioni sono esplose dopo l'esecuzione di altri 6 presunti membri delle Luci. Potete ancora ribellarvi con noi. Ricordate, se vi perdete nel buio, cercate Le Luci. Ma va, pesissimo. Credete nelle Luci. Quindi, un fast forward. Peso. Estate, era settembre, ragazzi, insomma, cazzo Raul, 20 anni, oh, cosa, 20 anni dopo, peso, 20 sto arrivando, anni dopo, sveglio da molto? Ok. Ne vuoi un po'? No, non... ne voglio un po'. Ho tutti alcolizzati, Ho delle notizie interessanti. Dove eri finita, Tess? Tess. Distretto di West End. Ehi, avevamo una consegna. Noi avevamo una consegna. Beh, volevi che ti lasciassimo in pace, ricordi? Le Luci. Allora fammi indovinare. L'affare è andato a monte e il cliente è scappato con le pillole. Ci ho azzeccato. L'affare è andato liscio come l'olio. Abbastanza schederazione per un paio di mesi. Facile.
E quella come la spieghi? Stavo ritornando qui tranquilla quando due stronzi mi hanno assalita, ok? Peso. Hanno messo a segno qualche colpo, ma... Beh, ce l'ho fatta. Dammi qua. I due stronzi sono ancora con noi? Molto divertente. Almeno hai capito che fosse... Ehi, senti, erano due qualunque, non contano niente. Quello che conta è che è Robert ad averli mandati. Robert? Ma chi cazzo? Il nostro Robert. Il nostro Robert. Gli stiamo addosso. E crede di poterci fottere per primo. Sveglio, pezzo di merda. No. Non lo è abbastanza. È un mondo post-apocalittico da 20 anni. Dove si nasconde? Sì, certo, come no. Un vecchio magazzino nell'area 5. Ma non so per quanto. Io sono pronto anche subito, ti va? No, subito può andare. Andiamo ad ammazzare Robert. Non so perché, non so per come, ma a quanto pare Robert è uno stronzo. O lo siamo noi. La grafica, insomma, vabbè. Ma quindi in qualche modo gli zombie sono stati ci restano poche ore. Uccisi. Cioè è un mondo post-apocalisse zombie, ma in cui se non altro hanno costruito magari, ecco, magari questa è una zona tranquilla. Avranno fatto le classiche mura pesissime. Vets, ma perché fai il moonwalking? E soprattutto come non si corre? Vabbè, pollice. Mi hanno scelta per lavorare all'esterno. Che schifo. Dell'esterno dovrebbero occuparsene i soldati. L'esterno, soldati, se siamo capiti. Presente. Se siamo capiti. E tu, Joel? Ti hanno già coinvolto in questo? Interagisce, figo. No. No. Sì, immagino. Ne abbiamo viste sicuramente di tutti i colori in questi 20 anni. Joel già mi sta simpatico. Chissà che fine ha fatto Tommy. Cazzarola, Tommy è stato un eroe. Speriamo che sia vivo. Free. Vabbè, d'altra parte perché bisognerebbe correre? Cioè, loro non sanno di essere in un videogioco. Quindi andiamo sereni e tranquilli. Tutto fortificato o qualcosa del genere. Soldati. L'obbedienza al personale cittadino è obbligatoria. Lo stato di polizia. La fila per il cibo è ancora ferma. Non deve esserci molto da mangiare. Immagino. Figo. Aspetta che lo rifaccio. Aspetta. Scusate, però è bellissimo andare avanti di culo. Oh, cazzo. Preso. Mani sulla testa. Fallo. Scansionali. Scansionali. Voglio capire. Adesso mi mandano via, state a vedere. È pulito. È pulito. Ma questo c'è dentro. Che cazzo? Pesissimo. Ma sai, io te lo giuro, Tracer, stavo pensando anch'io ad Half-Life 2, te lo giuro. Beh, non l'ho detto, ma te lo giuro che l'ho pensato. Ricorda un casino, davvero. Che cazzo? Questa non era pulita, evidentemente. Un edificio condannato. Chiamiamo la squadra di pulizia. Qui abbiamo finito. Servono due borse più altre due per la scatola. Ok, gente, non c'è niente da vedere. Non fermatevi. Sì, signore. Pare che ci siano sempre più infettati. Più infettati. Questo significa che la gente può uscire. Che senso? Dov'è? Lo sai, preso. Sbaglierò, ma mi sarei aspettato una grafica un po' migliore. Però, vabbè, PS3. Ho recuperato dei nuovi documenti. Insomma, non avremo problemi. Ma no, sono viziato da Death Stranding. Bene, proseguite pure. Che fai, Tess? Tess, tra l'altro, era anche in The Witcher 3, può essere? Sì. Che fai? Dove guardi? Sono qui. Non mi compenetrare. Ma vabbè, insomma. Tris, non Tess, scusate, Tris. Vabbè, vado dritto, evidentemente. Sì. Ma la migliore era Yennefer.
No, no, si segue bene, volentieri. Cosa fa? Un giorno libero. Ma guardate gli occhi. Bene, passate pure. Ma perché hanno gli occhi così iniettati di sangue? Comunque dicono di Kojima che fa film interattivi, ma... Io sto seguendo i comandi, ma non lo fa. Ah, la corsa è qua. Ma che razza di posto per... Beh, a parte che un salvataggio ci sta sempre. Ma scusate una cosa. Ma che è sta roba? Sì, va bene. Oddio, sì. Ma dai. Volevo fare un'altra cosa. Ah, vabbè, dai. Vabbè, accettiamolo. Senti, poi ci pensiamo. Il distretto è chiuso fino a nuova comunicazione. Tutti i civili devono liberare l'area circostante immediatamente. Ok, bene. Chissà cos'è quell'indicatore. Tanti saluti alla strada. Basta, Dio. Ricuciti, ok? Fascia le ferite con un kit. Equipaggialo con in su e tieni R2. Ma perché non c'è una convenzione internazionale per dove mettere la corsa, dove mettere le robe nei giochi, veramente? R2 per iniziare a usarlo. Su R2. Ok. Ah, si tiene premuto. Quella è la salute. Ci si ricuce. E siamo a posto. Quindi lì per là e lì per correre. Adesso però non posso correre. Oltre il muro. Oppure potremmo lasciare andare Robert. Come? Robert. Ehi, Tess, vedi quella roba? Ero lì. Com'è il tunnel a est? Libero. Vengo da lì. Nessuna pattuglia. Ehi, dove vai? A trovare Robert. Anche tu? Anche qualcun tu. Altro lo cerca? Marlene. Chiedeva di lui in giro. Lo cercava. Marlene. Cosa vogliono le luci? Marlene, le luci. Pensi che me l'abbia detto? Beh, tu cosa ne hai? La verità, non ho idea di dove si nasconda. Bravo ragazzo. E tu? Stai lontano dai guai. Non fai un cazzo. Presto arriverà l'esercito in forza. Ok, ci vediamo. Ok, ciao. Marlene sta cercando Robert. Che significa? È quello che mi chiedo anch'io, mi piace. Tess. Sarà meglio che lo troviamo prima delle luci. Ma noi non gli vogliamo fare il culo a Robert. Non mica capito. Che bei posti comunque. Ehi ragazzi, come va? Ma insomma. Là fuori va sempre peggio. Qui come siamo messi? Tutto tranquillo. Nessuna traccia di soldati o infetti. Quello che volevo sentire. Ok, bene, buono. Ottimo. Ah, passaggio segreto. Joel, aiutami qui. Stai serena. Aspetta che do un'occhiata in giro. Metti che ci sono delle bazze. No, fucile a pompa. No, ok. Ok, arrivo. Arrivo, Tess. Fa molto più fatica lei. Beh, oddio, no, non è detto. Attenzione là fuori. Sì, The Monitor. Sento che rievochi il video di Sabaku. Gli Uncharted ho giocato il 2, non dico cosa ne penso perché non voglio essere offensivo. L'ho mollato poi dopo 4-5 ore. Devono fare attenzione. Cazzo, non vedo niente. Peso. Stai tranquilla un secondo. Ma quindi non c'è una componente esplorativa? A me non è piaciuto Uncharted 2, veramente. Avanti, X. Ma magari andando avanti. Era un periodo che non ero molto in vena di videogiochi. I nostri zaini sono rimasti qui. Ok, raccolgo cose. Pistola. Tra un po' si spara. Le munizioni scarseggiano. Beh, usiamole bene. Quindi c'è un po' l'elemento di gestione delle munizioni alla Resident Evil. Me lo sto inventando, non ne ho la prova. R2 quando non stai mirando per ricaricare. Vai. Parte tutta un'animazione, eh?
Lenta come... non so che cosa... Texas, sollevami. Chi è Texas, scusa? Immagino di essere io. Adesso lo faccio. Fammi solo capire una cosa, eh. Stai serena un attimo. Ehi! Spingimi. Ok. Stai tranquilla. Ti stai tranquilla? Ok. E poi, vabbè... R1 sarà per sparare. Adesso non spreco colpi perché abbiamo capito che sono molto importanti. Vabbè, sarebbe una figata ora, adesso, a parte tutto, dato che queste cose stanno inchiodate finché vogliamo, sarebbe una vera figata, lui mette da solo l'arma via, trovare dei proiettili. Se qui avessero messo un premio per lo stronzo che viene nell'angolino, sarebbe molto bello, ma non è così, va bene lo stesso. Va bene lo stesso. Adesso glielo spingo. Facciamo la bazza. Ok. Sei pronto? Sì, signora. Ok. Ok. Pesissimo, dai. Dai. Infatti, lo stavo dicendo anch'io. Dammi un interagibile. E non c'era, l'icona, l'ho dovuto immaginare. Siamo carichi? Siamo carichi, Tess? Sei un po' emaciata, però sei una bella donna. Il nostro Joel è un figo. Fa attenzione. Fa attenzione anche a te, Joel. Devo capire. Trabocchetto. Calma. Dammi dei proiettili, porca zozza. Quattro proiettili? Ma che pistola è che tiene quattro proiettili? Stai tranquilla, ho bisogno di proiettili. Lui mi dà gli interagibili a prescindere o posso improvvisare? Sì, sembra tantissimo Nathan Drake. O posso improvvisare cose? Cazzo, non me lo dire che questo è il pugno. Non mi ha dato un grande tutorial, ma forse me lo deve ancora dare. Ah, però ci si china come in Death Stranding. Ok. No. Questa è la corsa. Aspettami, Tess. Io devo esplorare tutto. Mi piace, sembra una vera figata. Ovviamente sarà super guidato alla Naughty Dog, però mi piace. E d'altra parte è quello che ci serve per Twitch, quindi in realtà va benissimo. Guardate che razza di chiusura, eh? US Army. Dov'è la scala? Ah, ma allora la X fa le balze. Deve essere qui in zona. Mi scoccia solo la corsa che... Chissà quante volte tirerò fuori la pistola invece che correre. La scala... Ha detto la scala, non la stavo neanche ascoltando, ma ecco una scala. Trovata. Portala qui. Mamma mia, ragazzi. Tutorial, premi per visualizzare. Appoggio le scale alle pareti per accedere a zone in alto. se la scala o l'asse sono più alte del dislivello, potrei recuperare e portare con te nelle zone successive. Ah, molto figo. Bene. Tu però smettila di dirmi sempre cosa devo fare. Cioè, è veramente uno zerbino, siamo... Ok. Adesso facciamo questa bazza. Mi fai apparire una Y. Un triangolo. Prima le signore. Signora, mi confondi con... Sì, bello. Mi sta piacendo. Ma poi, vabbè, è impossibile dire adesso. Ok. Qua. Io ho un bisogno... Cioè, ho quella sensazione che... Tipicamente, in queste parti del gioco, ti danno quel premio per il giocatore puntiglioso che va a cercare negli angolini. E dammi dei proiettili. Comunque l'ambientazione è suggestiva, nel senso ci sta assolutamente rendendo l'idea di questa apocalisse, per quanto poi... Yeah! Ok, ho aperto un cassetto vuoto, ma ringrazio i programmatori per avermi dato questa chance. Oh, R3, attivare e disattivare. Cosa ti devo dire? Non so cosa sia, cosa devo fare? Cos'è quel simbolo? Ah, quindi
quindi in realtà è piastrina delle luci. Vediamo un po', abbiamo la possibilità. David Michael Vigil. Vigile, quindi il signor David Michael, o i due, il signor David e il signor Michael, sono vigili, è un vigile, ed è il numero 102. Andiamo a leggi. La piastrina indossata dai membri della milizia delle luci. Ah, simpatico, simpatico. Bene, bene, ma abbiamo un menu. Modalità foto, non ho mai capito, bonus. Oggetti sbloccabili, statistiche, che mi frega. Tutto a salvare. Senti, è un salvotto. Io sto facendo sti salvotti. La classica piastrina per due persone. come sarebbe stato trovare la spilla, no? La spilla del laboratorio. I feels. Come sarebbe stato? Ah, vedete, questo era un covo delle luci. Pulisci la tua... Clean up your shit, not my shit. Qua ci sono state delle gags. Brian, Ruben... e gente varia, non quelli della piastrina. Michael, Melissa, John, le manine, no? Questo fa molto Kojima. E ok, ok, fa Kojima ovviamente post hoc ergo propter hoc. Ok, andiamo di qua. Dove sei? Di qua. No, io però voglio andare su. Se vado su non succede niente, non si può. Facciamo un po' di moonwalking. Robert sarà meglio per lui. Le abbia. Davvero. Una volta ripresa la mercanzia sarà facile da caricare. La mercanzia, baby. Quando arriva il prossimo carico? Beh, incontreremo Billy il mese prossimo. Si spera avremo anche pillole. Sì, arriva sempre con qualcosa. Lei non mi è tanto simpatica. Lui sì, lui di brutto, mi piace molto. Ma sono già riusciti a caratterizzarlo. Lei sì, anche, ma in questo modo. Spore. 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 E com'era la gag? Non me lo ricordo. Ok. Cosa devo fare? Oh, quando è il momento topico tu stai indietro, eh? Vabbè, allora, che cosa devo fare? Spore. Ma dove diavolo arrivano? L'ultima volta questo posto era vuoto. Vengono da qualche parte. Fa attenzione. Certo. Quindi c'è uno zombie da qualche parte. Questo significa che... Tu dove sei? Ok, questo significa che sono cazzi amari. Spero solo che la maschera antigas non sia consumabile. Ecco il colpevole. Il corpo non è qui da molto. Meglio tenere occhi e orecchie aperti. Io gli sparerei in testa. Io gli sparerei in testa, ragazzi. Se è un jumpscare, telefonato. Io gli sparerei. Però abbiamo detto, mio Dio, i proiettili. Perché i topi non mangiano lui? Jumpscare, jumpscare, jumpscare. E che non l'abbiamo visto che c'aveva gli occhi illuminati, vaffan. Boh, vabbè, niente. Che schifo, ragazzi. Tess, non mi ricordo più cosa dobbiamo fare nella vita. Oh, vabbè, Tess. Cosa dobbiamo fare, Tess? Non mi ricordo, dimmelo. Dov'è l'uscita? Ah, qui. Dovremmo passare da qui. Facciamolo. Stai sereno. Ah, penso. Tutto ok? Sì. Il soffitto sta cadendo a pezzi, attenzione. Da questa parte. Intrigante, intrigante. Piano. Piano, piano, piano. Cristo, occhio, occhio. Aiuto. Ho la maschera rotta. Ah, sei morto allora. No. Non lasciate che mi trasformi. Bisogna sparargli in testa. Che vuoi fare? È un gesto pietoso. È un gesto pietoso. Purtroppo ci costa un proiettile. E quindi... è un gesto pietoso che ci aumenta il livello di difficoltà. Andiamo. Com'era caricare? Com'era caricare? Aspetta che qua c'è una baza. Due. Ah, R2 senza mirare. Ok, ok, grazie. Grazie mille. Grazie mille. Eh no, è stato un gesto pietoso, in realtà davvero. Comunque, questo interagibile era evidente, ma gli occhi aperti bisogna tenerli, eh. Stai
Tranqui, tutti molto tranqui. Abbiamo 5 proiettili, ragazzi. Lol. Poi non dovremmo averne... Eh sì, no, proprio 5. 3 più 2 fa 5, ragazzi. Ci sono già degli enigmi basati sull'aritmetica. Questo è interagibile? No. Mi sto perdendo, Tess. Tris, Tess. Madonna. Questa, non abbiamo previsto questa cosa. Beepollage. Qua ci sono i cazzi amari. Abbiamo tutti. Ma Cristo! R-U. Cosa devo fare? Come si passa? Ah, posso fare una cosa del genere? È un casino. Ah, ferra! Si strangolano sti tizi? Ok, non pensavo che uno zombie si strangolasse, va benissimo. Io sto continuando a premere, ma immagino che sia una cosa... Hai capito? Abbiamo un superpower. Siamo dei super fighi. E qui però i cazzi sono amari. Basta. Si nota che voglio risparmiare i proiettili. Ma quindi a cazzotti si buttano giù gli zombie. Ok, questa cosa mi ha rasserenato tantissimo. Era importante. Era importante non sparare. E torniamo in città? Aspetta, scusa, facciamo gli esplorativi. Ma poi a me è sembrato di sentire una voce gentile. Perché comunque, ragazzi, cioè... Come ci si cura? Non mi ricordo. Come ci si cura, ragazzi? Non mi ricordo. Di pad su R2, grazie. Ok, non si cura. Che cosa cazzo ho fatto? Ah no, ok. Sto bene, non sicuro. Ok, a posto. E andiamo avanti. Questa porta è da aprire, ovviamente. Adesso con tranquillità. Non mi ricordo se ho esplorato tutto qui. Eh no, che non abbiamo esplorato. Abbiamo esplorato un cazzo, ragazzi. Ah, questo superpotere è fenomenale. Ci si può muovere mentre lo si usa. Beh, cazzarola, è bello. Però quella porta va aperta. Quindi forse questo è l'andare ai soliti problemi. Qual è la strada principale e qual è la laterale? Che cosa fa di me un esploratore? Che cosa fa di me un frettoloso? Vado sotto. Vado sotto, mi sa di più irrilevante ciò che sta sotto, non so perché. Corro. Non so perché. Lui automaticamente, in questa modalità, abbiamo fatto la bazza comunque, in questa modalità, cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Cos'era quella gag? Va silenzioso. Cioè questo è un modo anche per andare silenti, senza premere triangolo. Esatto, mi pare di sì. A ricaricare la torcia. Lo sto sbattendo. Ha funzionato. Ok, va benissimo. Grazie. Ah, pensa a te, figo. Saliamo di qua. Intanto siamo bombati. 8 proiettili. Ha comunque ricaricato. Pure è rimasto 8. Vabbè, insomma, non ci importa, saliamo. Meglio stare tranquillini, Joel. Allora, qua siamo messi così. Lei mira a quel... Cioè, mira. Sarà il caso di andare verso quella porta. Ma io mi voglio affacciare per capire.
Qui è l'andare avanti. Questo è l'andare avanti nel gioco. Andiamo alla porta. Usiamo il settimo senso. Nisba. Ah, lui rimane chinato dopo averlo usato. Che ci sta? Sto cazzeggiando, vero? Bazza. Ok, curetta. Biglietto di un fratello. Bello, leggi. Ehi, fratello, ci eravamo quasi, sono qui fuori dalle mura. E so che non vedrò mai l'interno della zona. Mentre aspettavamo che il contrabbandiere si presentasse, forse Robert, abbiamo sentito una squadra di soldati avvicinarsi. Impauriti ci siamo nascosti in questo edificio sperando di evitarli. Nessuno di noi ha notato le spore finché non è stato troppo tardi. Siamo tutti infetti. Abbiamo qualche ora, un giorno al massimo. Spero che il contrabbandiere venga lo stesso, così da farti arrivare questo messaggio. Avrei dovuto ascoltarti e venire alla zona con te quando ho avuto la possibilità. Ora è troppo tardi. Abbi cura di te, Mark. Che peso. Cos'è nascondi? Ok. Si sono ammalati provando ad entrare nella zona. Ah, sì. Per quanto tutti se ne lamentino, ci sono un sacco di poveracci che vorrebbero poter vivere all'interno. E noi cosa stiamo facendo, Tess? Stiamo andando all'esterno, dico bene. Ok. Si stava bene all'interno. Cioè, non benissimo. Non so. Devo fare la scala. Mi butto. Ciao. Ok. Importante questo tutorialino di disattivare la torcia, l'avrei tenuta accesa per l'eternità. È l'unica cosa che mi piace qua fuori. Odio la puzza che c'è in città. Chiedi a Bill di portarci un po' di quei deodoranti. Ehi, se non fossero seduti sarebbe una buona idea. Ok. Noi dobbiamo essere sempre attenti. Che sai mai che trovi roba, eh? Tipo, quest'autobus mi incuriosisce. Però non ci entro da qui. E qua niente, vabbè, sti cazzi. Stai tranquillo, aspettami un attimo, ho capito che vuoi andare lì. Di qua. Sì. Ma sai mai, vero? Ok, bravo Joel. Attenzione. Tu stai tranquilla. Mi fai per piacere andare con calma? Ok. X. Sì, mi è chiaro. L'asse è caduta, so cazzi. Allora, aspetta. Faccio io, sì, non ti preoccupare. La prendo io. Sì. Se no che faccio il player a fare? Com'è un intero gioco che segue una tizia che fa tutto e arriva alla fine. Titoli di coda. Allora. Ok. Devo scendere a prendere l'asse. E chiaramente lì giù ci sarà gente. Io me lo sento. Peso! Lo sappiamo che saranno cazzi amari, vero? La domanda che mi pongo è: come risalgo dopo? In qualche modo risaliremo. L'asse è lì, la vedo, andate sereni. Io gioco molto easy, cioè molto lentamente, però se no non mi va di lasciare. L3. Ah, bello. Ecco, io questo voglio che lui li continui a fare. E mi sa che era una delle cose delle opzioni. Cioè, continuami a ricordare quanto sono rintronato, perché potrei non ricordarmi mai niente. Ok. Va bene. Facciamolo, dai. Prendiamo l'asse. Qui, passamela. Sì, te la passo. Mi devi spiegare come risalire, ma dai, si potrebbe riuscire. È pesante. Credo di potercela fare. Ok. Adesso noi risaliremo forse usando questo tubetto qua? No? Forse da qui? No. Forse me lo dirà lei adesso? Forse da qui? Forse... Ecco fatto.
forse. Sali, culo pesante, muoviti. Come ti permetti? Sei autoritaria. E comunque, dovrò passare da qui. Ci avviciniamo. Stai tranquillo un attimo. Vabbè, ok. Forse dovrei correre di più, però va bene. La corsetta. Cadere qua non sarebbe il massimo. Bello però, dai. Se accetti l'età, e la bisogna accettare, si apprezza. Ci fa scendere, ora io non voglio diventare matto però. Hop. Controlliamo che non ci siano soldati in giro. È una buona idea. Non vorrei assolutamente incontrare dei soldati, perché ho capito che gli altri, bene o male, un cazzotto li saluti. Soldati? Proprio antipatici, mi sa, così a naso. Dovrebbero smitragliarci come già intendevano fare 20 anni fa. Ho visto una texture molto brutta, ma non mi importa. Pathos, ma anche atmosfera magica. Ho un déjà vu, ma non è lo stesso posto, ovviamente. Non corre tanto, ma d'altra parte perché dovrebbe? Adoro questa corsetta, però io non riesco mai a vederlo in faccia. Ah no, sì. Ah, però, vedete... Vabbè, andiamo di qua. Chiudila. Ciao ragazzi, ok. 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 Munizioni, cose, lore, spiegazioni, bazze, niente. Niente di tutto questo. Mamma mia, però tutto deve essere distrutto. Ok. Prendi le munizioni. Sì. Serviranno. Non c'è dubbio. Il gioco qui prevede che tu possa anche averne persa qualcuna prima. Quindi... Oh, cazzo. Quindi, in teoria... Dovremmo avere tipo un paio di proiettili in più dello stretto necessario. Niente soldati o uomini di Robert, ok? Vorranno anche il nostro di documento, immagino. Là c'è della gente. Speriamo di non dover sparare. Ci sta aspettando. Renderà tutto più interessante. L'avranno fatta la speedrun moonwalk. Andiamo, forza. Ehi, Tess. Ehi, Tess. Come va oggi? Non adesso, Terence. No, è tutto ok. Non la carta. Ora, capito. Ok, va bene. Fermati lì, Tess. Non bisogna di incazzarsi. Io... Ragazzi, mi dispiace, però io voglio vedere cosa c'è di là. Cioè, lo so, però uno vuole... Vuoi non andare nella spazzatura, nel rusco, come si dice qua? Vuoi non vedere se questa porta si apre? Chiaramente no. Mi siamo persi i dialoghi fondamentali della vita. Adesso i due tizi che non ne vedono una da... Sei molto rassicurante. Ma dov'è il parrucchiere? Qui mi ricorda un pochino anche Metro. Se non avete le schede razione, non fatemi perdere tempo. Non mi interessa barattare coi proiettili. Sì. Sbrigati, moriamo di fame. Tranquilli. Beh, si mangiano la i topi. Arriva subito. Si mangiano i topi. Non provare a saltare la fila. Bene. Da un pezzo aspettavo questo ratto. Che poi io alla fine è un topo. Spiacente, questi cani sono stati tutti prenotati in meno di un'ora. Prova tra una settimana. Mangiano i cani? O li usano? Bibbiano. Dai, ti precedo. Quando ti devo precedere c'è da fare a botte. Questo è armato fino ai... Se tocchi, compri. Yes. Quanto tempo? Non ci vieni più a trovare. Anche lei potrebbe rispondere se tocchi, compri. E chi è questo? Fatti i fatti tuoi. Non hai detto la parolaccia magica. Qua qualcosa ha clippato. Tess è una tipa importante. Alzati! Tirati su! Chi è? Cose vecchie, lasciamo perdere. È un suo ex.
Questa è una baraccopoli al limitare della città. Stai tranquilla, Tess, che io devo capire tutto. Chi è questo tizio? La sua espressione diceva tutto. Oh, ho visto un interagibile. Attenzione. Avviso sistema di servizio, cioè il generale zona di guardia. Fanculo. Saluti. Quale civile abile? Quest'ordine delle volte impone di partecipare a varie attività relative alla manutenzione della zona di quarantena. Fa rapporto all'ufficio principale del Charles Bridge il 15 dicembre alle 6:30. Roba vecchia, chiaramente. Per aumentare lo zoom. Ah, fuck this. Era così. Così si capisce meglio cos'era quel fanculo. Ok. Ah, e poi fai così. Ho capito, è così che si fa. E quindi si può anche leggere di più, in realtà. La violazione volontaria dell'ordine di comparizione non è indicata in questo messaggio avranno come conseguenza la restrizione delle razioni e potenzialmente la perdita dei diritti di residenza. Porta con te questo messaggio quando fai rapporto. Nota importante, se hai già svolto dei servizi per la comunità negli ultimi 6 mesi, porta la documentazione, modulo, richiesta modulo. Se soffri di problemi fisici o mentali che tu porta un certificato medico. Voglio vedere il certificato medico. Ok. Ah, e là abbiamo un poster stile The Phantom Pain. Vediamo un po'. Questo è un ricercato. X per aumentare lo zoom. Leggi, ricercato per affiliazione alle luci. Questa ragazza potrebbe essere un personaggio che incontreremo dopo. Tipicamente non mi dai un'informazione così per niente. E tu? Non dimentichiamoci che... Non va dimenticato che 20 anni fa Joel ha perso sua figlia. Eccoci qua. Sto cercando Robert. È stato qui? Mezz'ora fa. Robert è tornato al pontile. È lì ora. Ok. Le luci, Rise. Look for the light. Questa è una zona dove le luci, che probabilmente ci hanno preceduto. Vi ricordate il discorso? Speriamo che le luci non arrivino prima di noi. Ma chi lo sa? Chi lo sa? Non è detto. Comunque Tess ci manda avanti. Cosa vuol dire? Che tra un po' ci sono i cazzi. Eccoci qua. Speriamo che quadrato basti. Non voglio... Oh cazzo, no. Sto cazzo. Fateci passare. Hanno delle pistole. Se tenete la pelle, girate i tacchi e tornate indietro. Non ce l'abbiamo con voi. Vogliamo solo Robert. Non posso sprecare proiettili. Girate i tacchi e andatevene ora. Non posso sprecare proiettili. Non andrò da nessuna parte senza Robert. Stronzetta, porta il culo fuori, altrimenti ti spacco quella testa di cazzo. Fanculo. Peso! Al riparo! Ah, ci quindi sono i ripari? Come si fa? Cosa devo fare? Sì. Mi ammazzo, porca troia! Ti copro. Ho capito, ma cosa devo... Dimmi i tasti. Ah beh, sto chinato e l'ho preso. Claro. Scusate, li ho sottovalutati. Volevo l'headshot. Ma vaffanculo! Ehi, non è morto! Ok, raga, devo capire come funziona, sennò... Ma cazzarola! Ben fatto, Tex. Grazie, cambio un parecchio rapido. Grazie mille. Anche tu. Come ha fatto a mettere insieme tutti questi tizi? Abbiamo bisogno di proiettili. Robert è bravissimo a scrivere assegni in bianco. Quindi quando bisogna sparare, bisogna sparare. No, aspettami, Tess, io ho bisogno di proiettili. Possibile che non ravaniamo sti tizi che avevano delle pistole, follia. Stai tranquilla. Porca. Qua tutti ricercati. Aspettami. Merda, 9 proiettili. Peso. Ok. Non ho percepito. Sì, davvero. Davvero. Sembravano fatti di gomma. Ciao, camion, grazie ancora. Remember who we were. Non ho percepito. Adesso vediamo. Non ho percepito. Per il discorso di difficoltà. Ma perché probabilmente non gliel'ho fatto l'headshot. Ah, con un headshot muoiono. Vedi che allora facevo bene a cercare l'headshot. Su
E R2 no. Su. Esatto. No. Come cazzo ci si cura? Non ho cure, quindi, perché io sto facendo su ed R2 e non mi sto curando. Rintaro con l'headshot, non muore. Non sono full. Guardate, sono giallo. Non sono affatto full. Comunque non ho il kit. Pensavo di averlo conservato da prima. Dai, facciamo la baza, Tess. Non ce l'ho. Pensavo di averlo da prima, il medkit. Sarà interessante averne uno, perché sono già stato pluriferito. Dammi la mano. Dagli la mano, baby. Mazza, ragazzi. Così la tiri giù, però. Ok. Le barrette le mangio subito. Sì, quello l'ho visto, quello l'ho visto. Ok, Tess, vedo che sei in difficoltà, infatti mi lasci andare avanti a me. Non facciamo shortcut, quindi non c'è interconnessione, niente. Qua non ci si tornerà mai più, immagino. Ed è una cosa che gradisco, a dire il vero. Visto che è un pustazzo. Vieni di qua. Preferivo gli zombie. Non sto scherzando. Cioè, la gente armata è, guardate, pieno di coperture. Qua c'è una boss fight. Porca loca. 9 proiettili, andiamo bene. Altri della banda di Robert. 9 proiettili. Come sai che sta vedo? Spara anche tu, però, Tess. I nostri sono morti cercando di far fuori Tess. E ora lei e Joel stanno venendo a prendere. Carota. Cristo. Non avremmo dovuto accettare questo lavoro. Ok. Non dipende da noi. Dividiamoci e assicuriamoci che non entri nessuno. Aspettami, Tess, ti prego, lo devo fare anch'io, ma tu hai preso quello più facile. Oh cazzo, è pieno di gente. Oh cazzo, sono scopertissimo. Tess, tu vai da quella a destra. Tess, porca tro. No, uccidilo. Cosa devo fare? Ah, ho sbagliato tasto. Accidenti. Dove cazzo? Dove cazzo? Previdenza, nascondino. Tattica di movimento, combatti scala. Lo dovevo trascinare, vero? Come cavolo si trascina? Porca loca. Niente, non lo piglia più. È vero che ho i super sensi. Ma come mai siamo dei super fighi, tra l'altro? Questa è una cosa che mi domando sinceramente. Merda, ma l'hai pieno di gente? Dov'è Tess? Ma lui si fa un giro, eh? Volevo dirtelo. Ero in Jordan Street e sono arrivati un sacco di soldati con un gruppo di 5 civili in manette. Ascoltiamo. Fammi indovinare. Luci? Sì, li hanno messi contro un muro. Bang, bang, bang. Li hanno predati tutti. Cazzo. Sì, dicono che sia così in tutta la città. Li stanno mettendo sotto. Ho un cugino che sta con loro. Davvero? Sì, quell'idiota pensa che salverà il mondo. Speriamo abbia ragione. Qua è difficile. Finché rimangono in due, ragazzi... È Tess, altrimenti non sarebbe indicata. Giusto? Spero. Prego. Perché ci sono sempre dei cocci di bottiglia nella vita, sempre. E io che cazzo mi invento adesso? Cioè, se ne stendo uno, l'altro arriva. Cazzo. Vabbè, sarà così. Te scoprimi. Bravissima! Davvero un bel colpo. Brava davvero, Tess! E c'è anche il medkit, brava! Brava, Tess! Madonna, sei stata veramente brava! Coordinazione! Era la cosa giusta da fare e l'ha fatta! Fenomenale! Brava! Però, Tess, tu sai che noi abbiamo... cioè, io ho 9 proiettili, tu spari al nulla, quindi è meglio che... Guardate com'è generoso di medkit, ok. Questa è una cosa che apprezzo.
So dove dobbiamo guardare, Tess, però devi capire che ora abbiamo una facoltà di girare. Ho sbagliato tasto, accidentalmente. Una facoltà di girare che prima non avevamo. Quindi diamo un'occhiata di qua, diamo un'occhiata lì, diamo un'occhiata là. Peccato non raccogliere cose dai tizi che vanno giù, eh. Ora andiamo. Qui si può fare la barza? Sì. Ok. Ok. Adesso tranqui, funky. E vediamo di fare la baza. Via. Robert. Quando hai poche munizioni cerca strategie alternative per sopravvivere. Porca troia. Le scorte sono sotto chiave. Siamo fullati. Oh, la bottiglia però. Ci sarà il coprifuoco. Forse un oggetto. E Robert? Con chi si rintanerà stanotte? È troppo paranoico per restare solo. Ci faremo venire in mente qualcosa con lei. E cosa faccio con sta cosa? Cioè, gli tira una bottiglia in testa, veramente? Veramente? Ma veramente? Ma mi state dicendo che gli sto veramente per tirare una bottiglia in testa? Che strategia! Bella la strategia alternativa! Ma ottima! Sono felice di questa strategia alternativa. Bravissima, Tess! Ah, vai a zappare! Niente, dai, ragazzi, devo un po' capire come funziona sto cazzo di gioco, c'è poco da dire. È un proiettile andato, vabbè. Non ho neanche capito se l'ho ammazzato io, comunque. Ok. No, abbiamo sparato, nessuno gliene frega niente, molto bene. Molto bene, qua c'è del raccoglibile. Ancora. Sei morto. No, pestalo tu! Che cazzo? Accidenti. La gag della bottiglia, vabbè, insomma, un po' è quello che è, ma insomma, va bene. Ma va bene lo stesso. Quindi loro in realtà sono allertati, diciamo così. Sensi, i super sensi. Non c'è nessuno, ragazzi. Non c'è nessuno. Ah, col cazzo che non c'è nessuno. Qui gli facciamo la baza. E ben, ce n'è una. Che cazzo! Ma non è possibile. Peso. Cioè, in realtà poi tutte queste cose... Cioè, un headshot gratis ce l'hai quando non ti cagano, però... Ah, per distrarre, per il rumore. O anche per prenderli a cazzotti, ok. Mi domando veramente che cosa mi convenga fare in questo momento. Al massimo. Cazzo è al massimo? Cosa vuol dire al massimo? C'era una bottiglia al massimo. Merda. Non mi sembra di stare usando una strategia intelligente per nulla. Al massimo. Basta. Sono pieno di bottiglie. Non so cosa significhi, io non ho bottiglie. Ragazzi, però dobbiamo ammazzarsi tizi, io come cazzo? Aspetta. A parte che... Vabbè. Non adesso. Tess, che ci inventiamo? Dimmelo tu. Ho un raggio limitato perché loro spariscono. Perché ho i superpoteri? Ma... No.
Merda! Salgono. Tess, qui mi servi fino a un certo punto. Ma come cazzo si apre l'inventario, scusate? Però manuali, piastrine, reperti... Non è che ci faccio granché, eh? Vediamo, vediamo, vediamo... Lui è sotto... Ma che cazzo c'è? Fantastico! Muori! Stronzo! Eccolo! Ma no! Pensavo che uscisse dalla copertura, zio! Madonna, quanto odio sparare con sto coso! Cazzo! Vaffanculo! Mi a cagare! Ma dove cazzo? Tess! Sono morto! Ma dai! Ah! Che palle! Odio decedere nei videogiochi, ovviamente. Che mi invento? Tieni, rimettiti in sesto. Grande! Grazie. Peso! Ho dovuto portare più gente. C'è un inventario con lui, basta. Sì, bottiglie. Forza. Beh, in realtà ho solo bottiglie e buzz. Andiamo. Comunque ho capito. Ho capito. Ma ho soltanto questo. Ok, va bene. Va bene. Tessa è scesa, ma noi chiaramente, spero, troveremo, infatti, speravo bene, una cura che schifo non fa e si aggiunge all'inventario molto bene. Qualcosa qui siamo al massimo, ho capito che cosa intende, perfetto. Mentre, da questa parte qui, qua non c'è granché, però adesso scendiamo poi a vedere. Possiamo... Il coltello era... Ah, questo è ottimo. Solo in modalità furtiva. Ti consente di uccidere un nemico più velocemente e silenziosamente rispetto al nostro armamento. Avvicinati alla spalla di un nemico e farlo premendo triangolo. Premendo triangolo per usare il coltello. Poi si spaccano. Ok, manuali per pimparli. Ottimo. Quindi adesso siamo più letali quando facciamo le nostre cose cattive. Adesso scendo e vado da Tess. Ok. Eddio. Eccoci qua. Diamo una mano. Teniamo premuto. Esatto. Siamo un po' messi male. Un bel po' messi. Ma cazzaro. Ma dai, è una gag. Come cazzo facciamo? Borioso figlio di puttana. Borioso figlio di puttana. Così? Ok. Ora so che... Ci sono spedizioni da un bel pezzo. Sì, abbiamo perso i contatti a nord e pure a sud. Meno male che abbiamo il pugnale. Lo so che ci sia ancora lì che ci può vendere della merce. Credo che sia per questo che prendiamo questi tifosi incarichi di protezione. Aspettate un attimo. Ma c'è l'autosave in sto gioco? Ah, meno di un minuto fa. Sì, c'è. Allora mi interessa, ciao. E anche se fosse, che cosa cambierebbe? Questa zona è spacciata.
Usiamo la testa. Sono in tanti. Sei matto. Andare al di là del muro è un suicidio. Porca loca. Io preferisco cavarmela qui. Usiamo la testa. Sono state le ultime parole famose di Tess. Prima che mi venisse questa idea del cazzo. Ma e poi Tess, cioè non mi sto andando andare dove vado io, sennò delle nostre bazze come le facciamo? Ah, vorrei avere un Fulton, un mattone. Per distrarre, abbiamo detto. Ma sai, ci sta, ma anche non ci sta, nel senso che boh. Anche per pestare, forse. Allora, lui adesso... stiamo attenti. Cazzarola. Ho fatto veramente la bazza, vero? E allora facciamo così. Però tu non venire. Sì, ma non mi dico... Non dove sono io? Facciamo una cosa di squadra. Ridammi il mattone. Il mattone si è ricreato. Cioè, qui c'è una fonte inesauribile di mattoni. Dumaron? Allora? Io volevo sparacchiare. Pensavo fosse già così, sparacchiava di più. Allora. Abbiamo veramente una gittata limitata con il nostro superpower. Allora. Ah, carino come ha cambiato mano. Che cazzo sono... Ah, tipo, gli sto passando davanti agli occhi. Fenomenale. 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 Ok, vabbè, non mi vede. Questa mi segue. Lì c'è qualcosa, una bottiglia, figurati. Allora facciamo la gag. Credo venisse da laggiù. Da qua non mi vede. Cazzo, si è fermato lì, porca loca. No. Non funziona. Allora. Non ho più la bottiglia. Vabbè. Oh, merda. Che cazzo? Coprimi, vado avanti. Come cazzo ha fatto vederci? Merda! Ma no! Coprimi, mi muovo! Qua dovremmo dare una mano a lei. Porca merda! Sarà morto. Merda. Brava Tess. Ok, com'era? In alto. È questo.
Ah, devo finire di tenere premuto. Ok, va bene. Bravissima Tess, che comunque fa il 90% del lavoro. Molto brava, molto brava. Questo è un interagibile? No. Accidentaccio. Però insomma, la classica regola che sono tutti morti e non gliene frega un cazzo a nessuno. Rimane valida, rimane valida. Avete visto là, eh? Che palle, Dio. Allora, vediamo un po'. Allora, lui lo voglio fare arrivare lì, quindi andiamo di qua. Speriamo. Ah, mi si china in automatico per fare sta cosa. Ma accidenti! Ma c'era qua un tizio, non lo vedo più. Ma è sparito. Ma senti, pigliare la bottiglia. Ma rimane solo lui? Boh, non si capisce. Facciamo così. Ecco il cazzo che rimane solo lui. Porca loco, ho sbagliato. Ha del comico tutto questo. Te, scoprimi! Arrivo. Ok. Ok. Poca violenza. A posto, a posto, a posto, a posto, a posto, a posto, a posto. Siamo stati bravi. Cioè, no, però va bene. Qualcosa in più capiamo. Sarebbe importante, Tess, prima di andare avanti, essere assolutamente sicuri che non ci siano dei proiettili in giro. Com'è se ce ne sono ancora e io sto dando per scontato che abbiamo ripulito l'area? Aspetta, aspetta, aspetta. Ah, ok, ok, ok. Sempre, sempre quella gag lì. Ma questo... Ah, lo posso aggiungere. Molto bene, molto bene, molto bene. Mi piace il bastone. Anche il mattone è figo. Probabilmente il mattone è più forte del bastone. Ma sì, dai. Pigliamo il mattone, che comunque c'è... Cazzo, pesti con un mattone. Onesto. Bella per i gabbiani. Allora, non mi sembra davvero di trovare proiettili. Il coltello ce l'abbiamo sempre. Ah, no? Cioè, lo perdiamo il coltello? Cioè male, era qui. No, il coltello, ma non dovremmo averlo sempre. Ok, il coltello l'abbiamo preso. Ah, un consumabile, ok, è molto più consumabile di quello che pensassi. Ok, 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 ok. Quindi li andiamo a sommare, ok. Va bene, mi sembra di aver fatto. Siamo a 11. Sì, sì, lo vedo l'HUD, ragazzi, ma lo vedo il coltello. L'ufficio. Robert deve essere lì. Oh, questo ci piace. Andiamo. Stai serena un secondo, io sono fullato. Ok. Abbiamo... ho sbagliato il pulsante. Com'era per ricaricare questo, vaffan... Ok. Ok, gli abbiamo dato... Il nostro stiamo arrivando.
Va bene. Va bene. Non perdiamo tempo, facciamo una baza. Lì c'è una persona. Forse. Stai indietro, cazzo! Vogliamo solo parlare, Robert! Ah, è Robert! Non abbiamo niente da dirci, okay. Metti giù quell'arma! Che fa? Ci ha tirato la pistola! La pigliala, raccogli! Robert! Robert, stai sereno. Joel, di qua! Sì, ma sai, proiettili. Mio Dio, ok. Forza, è entrato qui! Stai tranquilla. Cazzi. Robert è fuggito. Remix per continuare. Cioè proprio peso! Joel, di qua! Forza, è entrato qui! Cazzarola! Ah, non pensavo fosse fallibile. Ah. L'avevamo quasi preso! È stato buono. Non ho idea di dove sia. Me lo sono perso. Ok. Ciao, Robert. Tess? Joel? Comunque il checkpoint era raccori, vero? Molto easy. Assolutamente. Ok. Ci sei mancato? Ascolta, non so cosa tu abbia sentito, ma non è vero, ok? Voglio dire... Le armi? Vuoi dirci dove sono le armi? Ma chi è lui? È un attore. Sì, certo, ma... Sembra... È complicato. Che cazzo è che sembra lui? Senti, lascia che ti spieghi. Devo... Dov'è che ho già visto quella faccia? Cazzo. Bron! Esatto, basta, è lui! Esatto. Basta frignare. È veramente lui, ci assomiglia di brutto. Le ho vendute. Come hai detto? Non avevo altra scelta, avevo un debito. L'avevi con noi. Hai scommesso sul cavallo sbagliato. Ho solo bisogno di più tempo. Dammi una settimana. Sai, forse l'avrei fatto se non avessi tentato di uccidermi. Dai, sai chi che non ha volevo... le nostre armi? Non posso. Dammi solo un paio di giorni. Le luci. Cazzo, Cristo. Forse. Chi ha le nostre armi? Cristo. Le hanno le luci. Avevo un debito con le luci. Sono sorpreso. Cosa? Ascolta. Praticamente sono tutti morti. Possiamo andare lì, farli fuori tutti e prendere le armi. Che ne dici? E dai, che si fottano le luci. Uccidiamoli. È davvero un'idea del cazzo. Però. Bene, così. Adesso... Andiamo a riprenderci la roba. Come? Non lo so, gli spieghiamo tutto. Andiamo a cercare uno di... In realtà seguiremo il piano di Robert, ma senza Robert. Ah, lei l'ha ricercata. Eccola qua. La regina delle luci. Che ci fate qui? Affari. Non sembri molto in forma. Dov'è Robert? Beh. Mi serviva vivo. Le armi male. Che ti ha dato non erano sue. Le rivoglio. Non è così semplice. Cazzo se lo è. Ho pagato quelle armi. Se le rivuoi, devi guadagnarle. Di quante tessere stiamo parlando? Non mi importa delle tessere anonarie. Devo portare una cosa fuori città. Fatelo voi. E io vi ridò le armi, e anche di più. Chi ci dice che li hai tu? A quanto ne so, i militari vi hanno quasi eliminati. Su questo hai ragione. Vi mostro le armi. Devo andare. Decidetevi. E quando ti... Come voglio la ribecchiamo? Vedere quelle armi. Seguitemi. Ok, la seguiamo. A posto. Dobbiamo uscire da qui. Ora. Cazzo. Vuoi che ce ne occupiamo? Muoviamoci. Peso. Volevo un momento di calma, invece no. Di qua. So come evitarli. Vieni.
Sto giro la seguo e basta, però è più lenta di me. Su. Ottimo. Please. Ok. 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 Questo sembra tanto un vicolo cieco. Quelli che rimangono. Perché credi che mi sia rivolta a voi? Di qua. Che cacchio fa con L3? Non l'ho capito. Ma perché adesso? Ce ne stavamo tranquilli. Progettavamo di abbandonare la città. Ma serviva un capro espiatorio. Ci provocavano. E ci sono riusciti. Stiamo cercando di difenderci. Ah, ok, ok. Sì, sì, la visuale. Ok, ok. Ci sono, eh? Ma che cacchio fai? Vabbè. Per potenziare le armi, per non so cosa, ma tutto bene. Dopo ci guardiamo. Stai tranquilla. Aspetta un attimo. Ho già capito che questo posto è pieno di buzz. No, le abbiamo finite. Va bene, è già meglio di niente. Sono contento. Direi, ragazzuoli, che ci fermiamo qua. Siamo andati avanti un pochino. Siamo andati avanti abbastanza, dai. Vediamo. Pensavo fosse Apocalisse Zombie, no? Invece, cioè, è molto più complicato di così. Buono. Vediamo come si sviluppa. È impossibile dire adesso. Dare un giudizio adesso è impossibile. Bisogna un po' prendere le misure e capire che sparare è l'estrema razio. Almeno con la pistola così. Veramente ci sono tanti altri modi. E bisogna un po' padroneggiarli. Ma staremo a vedere. Grazie mille, ragazzuoli, per aver seguito. Oggi è giovedì, quindi ci vediamo lunedì alle 16. Ricominciamo esattamente da qua. Ciao, ragazzi.